Presentiamo il libro Precurrit Fatum, l'arrivare prima del destino, la le predizioni, e siamo con Mauro Mancini, che è autore di uno dei saggi. Mauro Mancini è uno psicanalista junghiano, aderente, anzi membro dell'Associazione Junghiana Internazionale e dell'AIPA italiana. La mia prima domanda per te, Mauro, è questa. Nel tuo saggio si fa riferimento a un articolo pubblicato su una rivista americana, su una ricerca svolta in Norvegia su un campione ampio di 730.000 casi circa, da cui sembra emergere che un uso massiccio di computer e telefonini e cellulari diminuisce le capacità di apprendimento di chi così opera e di risolvere problemi. A che cosa stiamo andando incontro, data la nostra crescente dipendenza dai cosiddetti device, insomma, da questi strumenti? Ma nel corso della storia l'umanità ha sviluppato delle tecnologie e dei metodi che hanno incrementato le possibilità sociali e direi così genericamente di prestazione sociale. Però sono sempre andate incontro al rischio di depauperare il patrimonio personale e individuale di capacità analoghe a quelle che venivano invece affermandosi con l'uso di queste nuove tecnologie. Per fare un esempio classico, l'invenzione della scrittura, secondo alcune leggende, potrebbe addirittura avere provocato un impoverimento delle capacità mentali umane. C'è addirittura un vecchio mito secondo cui tra queste perdite ci poteva essere quello della memoria, perché effettivamente fino all'invenzione della scrittura la memoria non poteva essere altro che un fatto neuronale, che è un fatto legato alla personalità del singolo individuo. Ora, è un fatto che qualcosa del genere senz'altro è avvenuta. Prova ne sia che ancora in tempi moderni certi esperimenti condotti in tribù melanesiane hanno dimostrato che queste tribù, senza entrare nel dettaglio, diciamo così, quindi chiamiamole genericamente in questo modo, sono capaci di memorizzare fino a 4.000 fonemi privi di significato, non appartenenti al loro linguaggio. Sfiderei qualunque occidentale moderno ad avere una memoria linguistica di quel genere. Quindi l'invenzione della scrittura e poi addirittura l'uso da Gutenberg in poi della stampa hanno senz'altro portato ad un impoverimento della nostra memoria linguistica. Chiunque vada in un supermercato può vedere che la cassiera, se deve fare a memoria un calcolo come 18-6, prende il calcolatore. L'ho visto personalmente. Quindi l'uso dei mezzi elettronici, l'uso così intenso da parte dei giovanissimi di gadget, di videogiochi, eccetera, eccetera, sembra proprio che non possano non corrispondere ad un ulteriore impoverimento di altre capacità umane. Questa ricerca che tu nominavi, Alessandro, lo dimostra ampiamente. Si tratta di una ricerca che si è svolta nel corso di decenni in Norvegia, per questo così tanti individui sono stati consultati, e le varie generazioni di studenti dimostrano capacità linguistiche e non solo linguistiche, ma anche di calcolo sempre più impoverite. A cosa andremo incontro? Nessuno lo può prevedere, naturalmente. Mi permetterei però soltanto di osservare che curiosamente questo impoverimento di capacità cognitive, che si accompagna peraltro anche ad un impoverimento emotivo, come dimostra un'altra ricerca svolta in Giappone, fa pensare ad un generale impoverimento di strutture portanti della personalità, dell'individualità umane. E mi chiedo se sia per caso che contemporaneamente, in questi ultimi decenni, si stia affermando invece un'altra spinta culturale, che è scientifica e tecnologica, che è quella verso la creazione della cosiddetta intelligenza artificiale. Ho quindi la sensazione che alla costruzione di macchine sempre più umanizzate corrisponda l'impoverimento, la meccanizzazione della personalità umana. Credendo fortemente in qualunque approccio autenticamente umanistico, mi chiedo dove questo ci porterà, e ovviamente la previsione che posso fare al momento non è particolarmente ottimistica. Grazie Mauro, passo alla mia seconda domanda.
che è questa: viviamo nell'era di internet, del web, e un numero sempre maggiore di persone di ogni età passano una larga fetta del loro tempo sui cosiddetti social media. E questi social media, che riflesso hanno e che riflesso avranno in un futuro in cui è prevedibile che questo tempo aumenterà ancora sul senso di identità degli esseri umani? E questo è l'altro fenomeno di cui parlo nel mio saggio, e che si accoppia in modo piuttosto preoccupante, mi sembra, a quello di cui parlavamo adesso, in quanto che ad un impoverimento delle capacità cognitive ed emotive, come dicevo, non può non accompagnarsi un impoverimento generico della personalità. Ora, parlare di personalità significa parlare di qualche cosa che ci appartiene, come è logico, e ci costituisce, ma tuttavia ha un valore in qualche modo inferiore rispetto a quello che, usando un termine abusato in filosofia, che io uso nel mio saggio in modo piuttosto semplicistico, allo scopo appunto di essere semplice, possiamo chiamare l'identità. L'identità è quel modo di essere se stessi, in gran parte spontaneo, ma che corrisponde anche ad un immediato riconoscimento cosciente di sé, potremmo dire una forma di appercezione di sé immediata. Questa è probabilmente il bene più prezioso, per così dire, della nostra personalità. Ora c'è il rischio che anche questa vada ad impoverirsi, non solo, come mi sembra logico, per l'impoverimento di quelle facoltà di cui parlavo prima, ma anche proprio perché mi sembra si vada impoverendo, o proprio letteralmente danneggiando, questa possibilità di incontro immediato, per così dire, proprio immediato, con se stessi. Questo riconoscimento di sé nella propria identità si può dare soltanto in due dimensioni, che sono rispettivamente la dimensione della solitudine, quella quindi dell'incontro soltanto con se stessi, e la dimensione dell'incontro con l'altro, ma essendo quell'incontro con l'altro assolutamente personalizzato, in cui quelle che si vanno ad incontrare sono per l'appunto due identità. Questo processo si dà fin dalla primissima infanzia, ed è anzi grazie a questo processo, e quindi grazie all'incontro della identità in fieri del bambino con quella formata della madre, che l'identità in fieri del bambino si forma e pian piano diventa a sua volta un'identità formata. Ma, come dicevo, questo può avvenire soltanto in un incontro o duale o comunque per piccoli gruppi. O può anche avvenire su di un altro piano nell'incontro sociale più generalizzato, ma sempre a patto che quelle dimensioni che ho appena accennato in qualche modo si preservino. Nei social media tutto questo va perso. Parlare di incontro con se stessi è addirittura una contraddizione in termini. Parlare di incontro con l'altro sembra quasi risibile, sembra quasi una caricatura, perché l'altro in qualche modo non esiste. L'altro è il web, cioè un personaggio senza volto, composto di una miriade di persone, una vera e propria polverizzazione. Se la psicosi consiste in una polverizzazione dei dati fondamentali dell'identità, per cui secondo i miti la psicosi è moltitudine, è legione, addirittura, come dice un passo di un Vangelo, evidentemente incontrare se stessi e formare o mantenere la propria identità nell'incontro con questa specie di Moloch dalle facce infinite e anonime è, ripeto, anche in questo caso una contraddizione in termini. Quindi c'è veramente un rischio della perdita di questa identità, che per di più si supporta purtroppo con la perdita di quelle facoltà primarie, diciamo così, del nostro psichismo, che sono quelle di cui parlavo nella mia prima risposta. Grazie mille Mauro, e grazie a chi ha voluto ascoltarci. Grazie a te e grazie a loro.